Nella terza conversazione affrontiamo direttamente e razionalmente la classificazione dei tempi, suddividendoli in tre distinte categorie, tempi semplici, tempi composti e tempi irregolari, che verranno sempre indicati ed espressi da una conseguente frazione. Il numeratore dei tempi semplici va da 1 a 4, mentre il denominatore può teoricamente avvalersi di tutte le figure di durata. Tali tempi, pertanto, danno luogo secondo una logica a catalogazione, a misure unitarie, ad un tempo, un solo battito temporale, un solo accento forte, a misure binarie, a due tempi, due battiti temporali, un accento forte e uno debole, a misure ternarie, a tre tempi, tre battiti temporali, un accento forte e due deboli, ed a misure quaternarie, a quattro tempi, quattro battiti temporali, un accento forte ed un accento mezzo forte sul primo e terzo battito e due accenti deboli. Sul secondo e sul quarto battito. Il battito indica praticamente il movimento all'interno di ogni misura, per cui una misura in due avrà due movimenti, l'uno in battere a cento forte e l'altro in levare a cento debole. Rileviamo inoltre che abbiamo voluto inserire fra i tempi semplici anche le misure in uno, pur se raramente utilizzate, se non sporadicamente, nelle composizioni di alcuni autori del Novecento. Gli esempi susseguenti mostrano la realizzazione dei tempi sul pentagramma. Ci siamo avvalsi sia della semibreve, della minima e della semiminima, sia della croma e della semicroma, anche se le figure di valore più in uso sono la minima, la semiminima e la croma. Realizziamo ora, apparendoci di tempi semplici con denominatori di sole tre figure, minime, semiminime e crome, una serie di sei misure simili per ogni tipologia mensurale. Utilizziamo per questi esempi, ma anche per i susseguenti, una serie di successioni di note a livello scalare, note che sono inserite sul pentagramma congiuntamente sia in senso discendente e sia in senso ascendente. In tal senso, l'aggettivazione scalare già usata deriva semplicemente da scala, argomento che tuttavia tratteremo più avanti. Scrivendole tali successioni per comodità di lettura in chiave di violino e utilizzando tre ottavi di estensione, partendo dal Do collocato al terzo spazio. Scendendo dal Do collocato sotto la prima linea con un taglio addizionale in testa e pervenendo, talvolta, al Do collocato sopra la quinta linea, con due tagli addizionali in testa. Negli esempi vengono utilizzate tutte le principali figure di valore, anche puntate o legate, con i relativi raggruppamenti, anche misti, di crome, semicrome, biscrome e semibiscrome, condizionati dalla diversa unità di tempo posta al denominatore. Sarà utile osservare come nelle stesse successioni esposte nelle esemplificazioni, dimezzando l'unità di tempo, si dimezzino conseguentemente proporzionalmente anche le stesse figure di valore. Ecco di seguito le diverse realizzazioni di combinazioni temporali in uno. In due. In tre, e infine in quattro. Quando osservato in precedenza potrebbe giustificare una vetusta distinzione che veniva operata fra i tempi con medesimo numeratore e con diverso denominatore, due mezzi due quarti, due ottavi. 3 mezzi, 3 quarti, 3 ottavi, 4 mezzi, 4 quarti, 4 ottavi. I tempi con denominatore corrispondente alla minima venivano definiti principali, gli altri derivati a causa della diminuzione del valore. Si tratta di una curiosità, anche perché nella pratica i tempi binari, ternari e quaternari più usati risultano essere due quarti, tre quarti e quattro quarti. Quest'ultimo, tra l'altro, viene spesso indicato con il segno della C maiuscola. Tale segno ha origine dalla distinzione che anticamente veniva operata fra il tempus perfectum, valore 3 semibrevi, ed il tempus imperfectum, valore 2 semibrevi. Il primo era indicato con un cerchio, ed il secondo con un semicerchio, o cerchio spezzato, a simboleggiare l'imperfezione del numero 2 rispetto alla perfezione del numero 3. Possiamo anche riallacciarci a quanto esposto in precedenza. L'uso del semicerchio o cerchio spezzato, quindi simile a una C maiuscola, si è protratto nel tempo fino a rappresentare unicamente un tempo quaternario, ossia il 4 quarti. Passiamo ora ai tempi composti. Possiamo ricavarli da tutti i tempi semplici, binari, ternari e quaternari, operando la moltiplicazione del numeratore per 3 e del denominatore per 2. In tal modo le misure conterranno la medesima durata ma i movimenti differiranno per la suddivisione binaria per i tempi semplici, ternaria per i tempi composti. Anche per i tempi composti realizziamo una successione di sei misure simili per le tre tipologie indicate. Rileviamo anche nella sequenza dei tempi composti il costante dimensamento delle figure di valore in relazione al denominatore. Per una più corretta grafia musicale, crome e semicrome e biscrome dovrebbero essere raggruppate, ma sempre in base alla suddivisione del tempo iniziale. Delle semplificazioni precedenti riportiamo all'uopo la seconda, quinta e ottava successione, scritte in forma corretta. Possiamo a tal punto trattare dei tempi regolari. Si originano dalle molteplici combinazioni che possono scaturire dall'addizione di due o più tempi semplici che abbiano lo stesso denominatore in due, tre e quattro battiti, in modo tale che la somma dia al numeratore le seguenti risultanze scelte fra le tante possibili. Infatti risulta chiaro che alcuni tempi possono essere espressi anche in 5 mezzi, 5 sedicesimi, 7 mezzi e 7 sedicesimi. Se consideriamo solo i primi due dell'esempio proposto, teoricamente sarebbero possibili anche tempi in cui il numeratore venga espresso dai numeri 17, 19, 20, 21, eccetera. Del resto i numeratori 6, 9 e 12 appartengono alla casistica dei tempi composti. Il numeratore 8 può rappresentare il semplice raddoppio del 4, come pure il 16 multiplo di 8. Tutto ciò solo per mera curiosità speculativa. Realisticamente, nello spirito della tradizione scritta, dovremmo limitare l'esposizione ai tempi irregolari rappresentati dal numeratore 5 e 7. Considerandoli rispettivamente come somma di 3 più 2 o 2 più 3 e di 4 più 3 o 3 più 4. Mostriamo al riguardo una successione di quattro misure simili, utilizzando al denominatore solo due figure, semiminima e croma, con una grafia musicale corretta in base alla suddivisione indicata. Notiamo la diversa distribuzione dei raggruppamenti, dovuta alla diversità della suddivisione indicata in alto tra parentesi. Se infatti considerassimo l'ultima successione in sette ottavi derivante da una possibile somma di tre addenti, ossia 2 più 3 più 3, la grafia, soprattutto dei raggruppamenti, subirebbe le seguenti modifiche. Naturalmente non è solo un problema di grafia, ma di accentuazione e di conseguenza di esecuzione. Nei tempi regolari l'accento forte riguarda solo il primo movimento, ma se non viene indicata anche la scansione, derivante dalla somma dei tempi semplici. In un tempo 5 quarti, ad esempio, derivante da 3 più 2, avremo l'accento forte sul primo e quarto movimento, l'accento debole sul secondo, terzo e quinto. Completiamo la casistica dei tempi irregolari con una particolare forma mista utilizzata solo nella musica del Novecento, che assomma tempi semplici, composti ed irregolari. Ne forniamo soltanto alcune possibili combinazioni di una sola misura, senza ulteriori considerazioni. Infine, affrontiamo un'ultima argomentazione piuttosto complessa. Riguarda quelle misure unitarie ritenute di rara utilizzazione. Essendo tempi semplici, la moltiplicazione del numeratore per 3 e del denominatore per 2 dovrebbe dar luogo a dei tempi composti. Invece il risultato dà ancora dei tempi semplici. Ciò come. Abbiamo mostrato nell'esemplificazione, potrebbe significare una profonda differenza fra i tempi tre quarti o tre ottavi, in base alla loro derivazione. In pratica, da tre movimenti ternali con un accento forte e due deboli, bisogna intendere, in tal caso, un solo movimento con un solo accento forte. Ovviamente, se incontriamo un'indicazione di tempo in tre quarti o tre ottavi, non possiamo pensare alla derivazione, ma siamo in grado di comprendere il movimento in uno o in tre grazie all'indicazione metronomica, ossia all'indicazione del metronomo. Il metronomo si tratta di uno strumento inventato nel 1816 a Parigi dal tedesco Johann Nepomuk-Malzell e che significa letteralmente legge o norma della misura. Si tratta nella forma più tradizionale di un apparecchio ad orologeria fornito di un'asta che scandisce dei modi regolari, la cui velocità varia secondo una scala che va da 40 a 208 battiti al minuto. In pratica determina il tempo di esecuzione di una composizione e posto in alto all'inizio nel corso di un brano Indica in numeri tale tempo di esecuzione, riferita ad una figura di valore spesso desunta dal denominatore del tempo indicato. Dopo la necessaria digressione, mostriamo al riguardo alcuni significativi esempi. A parità di numero metronomico, Appare evidente che le misure in tre quarti e in tre ottavi in un solo movimento e con un solo accento forte andranno eseguite ad una velocità tripla rispetto alle similari misure in tre movimenti e con un accento forte e due deboli. Tecnicamente, la durata delle misure in un solo movimento corrisponderà rispettivamente a 92 e a 120 battiti il minuto ossia dovranno durare approssimativamente 0,6 e 0,5 secondi, mentre la durata delle misure in tre movimenti sarà pari a 92x3 e a 120x3 battiti al minuto, ossia dovranno durare sempre approssimativamente 1,8 e 1,5 secondi. Rileviamo infine come l'indicazione metronomica sia naturalmente estensibile a tutti i tempi semplici combossi ed irregolari che abbiamo esaminato in questa terza conversazione.